Bentornati amici di Obiettivo News con una nuova puntata di Due Quattro Ruote e Passioni Motori. Continuiamo a parlare delle due ruote, ma non parliamo di velocità questa volta, parliamo di una che è forse la disciplina più tecnica e più difficile del panorama motoristico e parliamo del trial. Lo facciamo con due campioni italiani. Ciao Alessandro, Alessandro Cifora, campione italiano TR3 e Francesco Titli, campione italiano TR2. E il presidente del Valley Club del Canavese, Vanni Crisapulli. Benvenuti. Grazie. Ciao a tutti. Dunque, io direi, Vanni, di iniziare dai protagonisti. Assolutamente. Io sono qua come comparso, perciò va bene i due campioni, iniziamo pure con i campioni. Dunque, Alessandro, tu da quanti anni è che pratichi? Tantissimi, da quando ho 10 anni, quindi adesso ne ho 33, sono 23 anni che io vado in moto. E faccio questo sport che per me è bellissimo. Prima volta che vinci il campionato italiano? No, l'ho già vinto nel 2016, tanti anni fa, già 7 anni fa. Sono riuscito già a vincere la stessa identica categoria. Poi io avevo smesso qualche annetto e dopo un po' di stagioni di riprese sono riuscito finalmente a rivincere l'italiano. Mentre tu sei giovanissimo, quanti anni hai? Io ne ho 16. Ecco, quindi... È il tuo primo campionato italiano? No, l'ho vinto anche l'anno scorso nella categoria TR3. Quindi ti sei riconfermato? Sì. E la differenza tra le vostre categorie? Chi è che ha voglia di spiegarmela? La differenza non sta nella cilindrata, non sta nella moto, ma sta soltanto nella difficoltà delle zone, e in pratica una difficoltà tecnica. Sta solo in quello, quindi non è una questione di età, di moto, di cilindrata, è solo questione di tecnica. E devo dire che lui soprattutto sta migliorando tantissimo, già l'anno scorso ci ha dato paga a tutti e quest'anno è riuscito subito, pronti via, a rivincere un altro italiano, quindi tanto di cappello. Vuol dire che il DNA c'è. E, il prossimo anno avete già sapete già cosa farete? Io sì, penso che proverò a tenere il titolo nelle mie mani, sarà difficilissimo perché parto con uno svantaggio di penalità, quindi è quasi impossibile, però ci proverò lo stesso. Mentre tu? Io invece passerò in massima categoria, nella TR1, è una categoria veramente difficile e proveremo a fare del meglio. Campionato italiano che si svolge, ho visto, col 2023, 5 tappe, alcune doppie. Sì, giusto? Sono state 5 trasferte e 8 gare, quindi qualcuna di 2 giorni, qualcun'altra di un giorno solo, un po' sparse, molte nel nord Italia e, se ben mi ricordo, una trasferta giù a Civita Castellana di 2 giorni. Sì, quindi tutte comunque nel nord Italia. Sì, principalmente sì. Poche tappe rispetto comunque a una volta? Alla fine no, perché le trasferte sì sono 5, però essendo doppie siamo tornati comunque a un buon livello, un campionato che comunque ha già tante prove, quindi non è male. E siccome comunque non godiamo di un lato economico molto cospicuo da noi, avere solo 5 trasferte aiuta molto noi e le case. Certo, con che moto correte? Io con Sherco. Io quest'anno ho corso con la TRS e il prossimo anno correrò con la Gas Gas. Perfetto. Non so, dite voi se avete... Cos'è che vi piace di questa disciplina? Che come dicevo prima è una delle più tecniche, delle più difficili. Cioè, ti deve piacere. Sì, ti deve piacere, ti deve dare qualcosa... A me dà una soddisfazione immensa, mi spinge sempre oltre, sempre di più, mi crea degli obiettivi, anche perché io lavoro, quindi non ho come lui la strada davanti dove può esserci uno sbocco. Io lavoro, quindi lo faccio principalmente come hobby. Però mi serve, mi piace perché mi dà degli obiettivi, mi stimola. Poi come sport a me piace tantissimo. Certo, e tu Francesco? A me piace molto il fatto che con questo sport si può variare tantissimo, sia dal lato di terreno, si può andare sul fango, sull'asciutto, si può andare in qualsiasi terreno, e anche a livello tecnico, che ci sono tantissime tecniche, quindi è molto bello perché non è ripetitivo. Tu che sei molto giovane, come diceva lui, hai delle ambisci a farlo diventare la tua professione? Sì. È un bell'obiettivo che spero di raggiungere molto presto.
Sì, certo che come in tutti gli sport dove c'è un motore è difficile riuscire a fare quel passo verso il professionismo. Però l'età ce l'ha, è giovane. Sì, sì, giusto. Vanni, che non hai ancora parlato. Cosa... Ascoltavi. Cosa mi dici, puoi dire di loro? Beh, quest'anno comunque, anche se un pochino mi sono allontanato dal triathlon, sono sempre il presidente, quest'anno è un anno di grande... Un anno di grandi soddisfazioni, a parte la classe regina TR1, ma le due classi sono state portate a casa da piloti del nostro motoclub. Questo mi rende particolarmente contento. E il motoclub, comunque, tutto quello che potrà fare per i due piloti, il motoclub è presente, il Valle del Canavese è presente. Non so fino a che punto potremo fare, perché, come dicevo anche prima, gli sport motoristici non è che abbondino di sponsor, robe varie, però la nostra presenza, il nostro impegno come motoclub nei loro confronti te lo posso confermare. Fa piacere perché comunque Alessandro è tanti anni che lo conosco, Francesco conosco il papà, conosco tutto. A mio avviso Francesco è il nuovo talento italiano, perché ha l'età dalla sua parte e può fare veramente tanto per il trial. E due anni TR3 e TR2, quest'anno sarà la classe regina, troverà pane per i suoi denti, ma senz'altro darà dispiacere anche agli altri. E poi, a mio avviso, è il nuovo talento italiano. E appunto, abbiamo tanti talenti in Italia che però hanno bisogno appunto di una spinta per riuscire ad emergere. Cosa si può fare concretamente per riuscire ad aiutare questi giovani? Allora, vabbè. Nel trial bisogna, almeno a mio modesto parere, curare bene la propria immagine, curare l'immagine degli sponsor, pochi o tanti che siano sempre messi, sempre in vista, gratificare gli sponsor, perché con quello si supportano una stagione. Perché, come diceva giustamente Alessandro, non è che abbondino tutti questi grandi denari, anche perché mi pare professionisti in Italia che c'è il Gratta, che sì, sono oro, possiamo dire che sono i oro, Beta, e se no gli altri quasi tutti, se non erro, sono tutti quanti, cioè, appassionati, ci mettono del suo per correre. Sì, amatori. Amatori, no, professionisti. Ma sono agonisti. Agonisti. E mentre... deve almeno quello curare la propria immagine. Io ho un ricordo di un caro amico che aveva un manico da paura, però ai tempi che furono non ci sapeva fare. No, come immagine era molto più forte di tanti altri, ma gli altri sapevano gestire meglio anche la propria immagine. E lui non, alla fine ha vinto campionati, ma gli è mancato un salto di qualità e aveva tutte le qualità tecniche per farlo. Certo, è anche una disciplina conosciuta tra gli amanti, tra gli appassionati, forse poco conosciuta a livello generale, ma guarda, che dovrebbe essere, come tutti gli sport delle due ruote, se ne dovrebbe parlare di più. Allora, intanto ti ringraziamo di averci ospitati. Vabbè. No, ci mancherebbe darci la giusta visibilità ai due campioni. Ci andrebbe dei passaggi in TV, che comunque se ne parli. Adesso torno indietro di tanti anni fa, tantissimi, quando al drive-in, parliamo sul canale 5, al drive-in c'era i ragazzi, c'era Chiaberto, comunque c'erano Canobbio certo. che sfrecciavano con le moto da trial, e quelli furono gli anni d'oro anche per il trial. Poi vabbè, si entra nel discorso permessi, posti dove potersi allenare, perché gli anni d'oro, e poi nell'82 hanno cominciato a regolarizzare il territorio, le leggi, e pian pianino si è quasi segregati. Ne approfitto per dire che qua in Canavese abbiamo tante amministrazioni che sono aperte, ci supportano, sono amiche, che ci concedono sentieri e aree autorizzate dove i ragazzi possono allenarsi tranquillamente senza incorrere in sanzioni. Perché come fai anche a far crescere un ragazzino e dirgli che quello sport lì è vietato?
cioè è difficoltoso. Però in Canavese siamo ancora per adesso un'isola felice e vediamo di mantenerla con gli amici amministratori. Quanto vi allenate? Io nel periodo estivo riesco ad andare anche 4 volte a settimana, nel periodo invernale probabilmente solo il weekend, non riesco a fare altrimenti. E tu? Io anche nel periodo estivo mi alleno molto, riesco quasi sempre ad allenarmi, quindi tutti i giorni. Mentre adesso che andando a scuola non riesco, finendo le giornate presto. Si accorciano. E poi ho iniziato palestra, quindi riesco ad andare 2 o 3 volte a settimana. Ecco, anche a livello di preparazione fisica, comunque è uno sport che richiede una grande preparazione. Sì, la preparazione atletica è alla base, perché senza di quella non ti permette di arrivare comunque a un livello che può essere elevato e hai sempre un qualcosa in meno che ti manca, quindi devi per forza curare molto la parte atletica e poi la parte in moto naturalmente è quella maggioritaria, però senza la parte atletica non ti va da nessuna parte. Ecco, tu hai appena detto che sei iscritto che vai in palestra, quindi... Sì, sì, perché è molto importante, non basta solo la tecnica. No, e a livello mentale, comunque anche la componente mentale è un punto di forza, diciamo, in tutti gli sport, ma anche in uno sport così tecnico dove la concentrazione deve sempre essere mantenuta. Ma non voglio dire che forse lo sport è più difficile dal lato mentale, perché sicuramente ci saranno tutti che mi insulterebbero. Sì, no, però, quindi, però sì, è molto difficile, bisogna... Sei lì. La concentrazione in questo sport soprattutto è fondamentale. Per riuscire a mantenere la concentrazione per tutta la gara in zona, riuscire a tirar fuori il meglio quando si deve, ci vanno anni e anni. E devo dire che Francesco in questo, essendo anche molto giovane di età, sbaglia pochissimo ed è già molto avanti. Quindi riesci a concentrarti molto. Sì, però comunque le gare le trovo molto pesanti a livello di testa. Poco a livello fisico, ma di testa è sempre molto difficile. Avete delle tecniche particolari che utilizzate? O non so, che poi ognuno ha le sue... Uno magari si concentra di più in un modo, l'altro si concentra più in un altro. Ma negli anni sicuramente c'è in gara... Cambia. Inizialmente mi ricordo quando avevo l'età di Francesco, mi capitava magari di fare un errore, di sbagliare, ma anche soltanto a inizio gara, magari era finita già lì per me. Poi con gli anni ho capito che... Sì, magari uno si sbaglia all'inizio, poi si lascia andare, tutto va... Sempre è stato così, ho buttato via gare, così. Invece adesso c'è un'altra età, però sicuramente... Sì, la maturità, poi l'esperienza fa. Sì. Quindi è abbastanza complicato riuscire a... Per qualcuno è molto semplice, cioè è più semplice, più adatto a questo. Qualcun altro invece si è bruciato carriere intere solo per quello. Magari in allenamento era bravissimo, faceva cose... Magari anche sentire la gara, l'emozione, l'adrenalina. Sì. Diciamo che quando hai una gara sola e devi centrare la vittoria del campionato... Sì, come tutte le cose, la pressione... La domenica mattina è tragica, sì. Tu Vanni, cosa ne pensi della questione mentale? Assolutamente d'accordo con loro. Anche lì, nel periodo che ho fatto anche il giudice di gara, parliamo anche di un po' d'anni fa, ce n'era un altro pilota, non canavesano, molto forte, però faceva, nella zona faceva fiasco, non riusciva a sbollire le cose, ne faceva altri due. Altri che erano forse meno forti di lui, che rimanevano concentrati, che arrivavano nella zona dopo, nella prova dopo, e resettavano e ripartivano, uscivano con un punteggio migliore. E mi ricordo che visti, ma no, come dici, deve essere concentratissimo. Anche, non ne so, un passaggio di 20 centimetri diverso dall'altro, ti può scappare il piedino e ti giochi la giornata. Non parlo da campione, ragazzi, parlo io di piedi non messi, anche senza, ecco, è una compilation di piedi. E i giudici? Ma allora, quel periodo lì mi era piaciuto fare il giudice, adesso forse fino dal 2006 al 2009, poi essendo un po' particolare anch'io, si era creato un ambiente che non mi piaceva più, allora non sono più andato, se vado per divertirmi innanzitutto.
e non... Non mi piaceva più. Boh. Il mestiere del giudice è difficile, con noi piloti, con l'adrenalina, il nervosismo. Ma... si lamenta. Poi sì, anche sono un po' caldo di carattere, non è che sono proprio il tipo migliore per comprare. Però, sì, ma, il giudice dovrebbe ma, essere... Ma su quello alla fine, no, era quel periodo lì, 2009-2010, boh, basta, no, sono più andato. Non mi piaceva più l'ambiente. E che rapporto si crea tra voi piloti? Perché sai, ogni sport poi... è uno sport individuale. Ah beh, sì. Quindi se non ti stai giocando il campionato con la stessa persona, il rapporto magari di amicizia, quindi ci si può anche allenare insieme, è divertente, ti sprona anche. Ovvio che quando uno si gioca il campionato, il rapporto rimane sempre da cercare di rimanere corretto, però è così. Con tutto rispetto, quando ci si mette alla pettorina non si conosce più nessuno, assolutamente. Va bene che essendo uno sport individuale, non è che quando tipo cross o robe varie che poi... Sì, no, infatti, se vieni da solo non c'è la bagarra. Alla fine te la giochi con te stesso. Certo, sì. Però quando metti la pettorina, quando metti la pettorina non hai più amici. Non rischi di trovare il market della situazione, non puoi neanche... Cioè, finita la pettorina, beviamo insieme, ma quando c'è la pettorina, cioè, pietà è morta. Diciamo che non devi aver pietà. Pietà è morta, boh, cioè, ma poi uno si fa la... E secondo te che sei molto giovane, com'è il rapporto? La vedi anche tu come loro? Sì, io ho fatto solo 3 stagioni di gare nell'ambito del trial, moto trial, e quando si entra in gara non c'è più nessuno. Giustamente. È l'unico modo. Eh sì. Amici non ci sono, sennò... A livello agonistico no, poi dopo quando finiscono le poi gare... In allenamento è un altro discorso, ci si allena in compagnia, non c'è problema. Voi dove vi allenate? Anche voi qua in Canavese? Noi, allora, durante il periodo estivo riusciamo magari a spaziare molto di più, andare da molte altre parti. Nel periodo invernale noi andiamo sempre a Rubiana, che c'è un trial park, è più vicino, diciamo. Certo. Io lavorando poi non posso allontanarmi. Mi piacerebbe venire molto più spesso qui, soprattutto mi piace tantissimo Alpette, quando siamo venuti è un posto fantastico. Poi ci sono tantissimi altri posti. Però purtroppo io sono un po' legato dal lato, certo. Non ho moltissimo tempo a disposizione e quel tempo lo devo utilizzare al meglio, anche perché se no la moglie a casa. Giustamente, lui almeno non ha quei problemi lì, quindi ha la possibilità di muoversi di più. Vanni, vogliamo chiudere con 2 parole sulla stagione, sulla chiusura? Abbiamo visto appunto un mese fa la festa di chiusura, ringrazio i miei colleghi, poi avevo problemi influenzali e con grande dispiacere non sono andato su, perché mi ero preparato, visto che anch'io riesco ad andare pochissimo in moto per altri motivi, l'avevo preparata proprio perfetta e quel sabato e domenica l'ho passato a guardarmi Red e Toby al computer. Ma quello che posso dire come presidente, come amante del trial, vi auguro ragazzi una stagione vincente. Innanzitutto senza che nessuno si faccia male in primis, ma che legnate Giuseppe, fateli neri. Ecco, così ci ritroveremo qua il prossimo anno a parlare di un campionato. Vabbè, ma se tira il colpo lui portiamo la bottiglia. Sì. Una? Se tira il colpo lui 2 bottiglie. Se tira colpo lui facciamo festa 6 anni, sarebbe, da quanti anni è che non cambia il vincitore della TR1? Sarà 13 anni, 14? Sì, 30 anni, ma comunque... 30 anni. No, aspetta, ma no, il Valli, sarà il Albino, dobbiamo andare indietro, indietro tantissimo, ma sarebbe anche una cosa nuova che in Italia con la sua età nessuno ha portato a casa, però... Ragazzi, non buffiamo, ragazzi. Però in bocca al lupo è veramente. Correrebbe contro un pilota che fa quarto nel campionato mondiale. Poi magari poi si spera che il futuro sia quello, no? Cominciamo dall'italiano e poi andiamo avanti.
Grazie, grazie di essere stati i nostri ospiti, in bocca al lupo anche da parte nostra, e fate il meglio che potete. Grazie mille dell'ospitalità. Di nulla. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Noi amici di BTV News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata, continuate a seguirci su ONTV Web, su BTV News e su tutti i nostri canali social. Alla prossima!